Ciao, in questo video voglio un attimo spiegarvi, prima di farvi vedere in pratica su modella, come bisogna fare l'opacizzazione dell'unghia naturale, come eseguire i movimenti con la lima. Allora, la prima cosa voglio farvelo vedere sul foglio, quindi questa è la cuticola, questi sono i laterali. Io non sono bravissima nel disegno, ma spero di riuscire. Qui è dove finisce l'unghia e inizia il bordo libero. Ok, questa dovrebbe essere l'unghia. Allora, sappiamo che se la vogliamo vedere laterale, sappiamo che l'unghia non è dritta a paletta così, ma è leggermente bombata per andare poi a finire in punta. È già l'unghia naturale che è così, quindi essendo rotonda sopra io non vado a passare la lima così per opacizzarla, ok? Ma vado a fare movimenti per accompagnare il verso dell'unghia, quindi inizio dal laterale e vado in questo senso qui. Quindi vado in pratica ad opacizzare così sull'unghia, ok? Non vado dritta così. Sappiamo che già abbiamo visto negli altri video che la lima si mantiene in questo punto, perché qui la andiamo a mantenere, qui premiamo, abbiamo la pressione per metterla sull'unghia, e nell'opacizzazione non dobbiamo premere perché noi dobbiamo graffiarla, dobbiamo opacizzarla, non dobbiamo togliere la lamina angolare. Quindi se premiamo troppo qui con il pollice andiamo a fare troppa pressione, quindi sempre in modo leggero, ok? Dobbiamo andare verso questo senso, così, a fare questi movimenti su questo laterale. Poi andiamo sull'altro laterale, così. Lo facciamo per quanto riguarda il giro cuticola in questo senso qui, e poi andiamo nello stesso senso a fare il bordo, quindi andiamo in pratica a seguire tutto il tunnel, quindi così, così, in questo modo a destra e a sinistra per il bordo naturale e in questo modo a destra e a sinistra per quanto riguarda la cuticola. Ora vi faccio vedere il movimento con la lima, con la mano, poi lo andremo a vedere in velocità su tutte le unghie sulla modella. Un attimo che... Quindi quando avete la mano così, pollice che mantiene e indice sotto, così non abbiamo problemi con la lima, andiamo la prima cosa a fare questi movimenti qui per i laterali e andiamo a scendere da quest'altro lato. Poi la mano la manteniamo così e saliamo per andare a fare l'altro laterale. Vedete come sto graffiando quest'unghia? L'altro laterale, ok? Poi la rimettiamo così e cerchiamo di fare tutto il bordo libero. La stessa cosa con la cuticola in questo senso qui. Se non riusciamo ad arrivare fino a quest'angolino, andiamo così. Quindi sempre con il lato rotondo, ok? E non a premere, non dritta, ma sempre a 45, perché così questo primo lato qui va proprio in mezzo e non va a toccare la cuticola sopra. Quindi attenzione da questo lato qui, così. Poi la rimanteniamo così, facciamo l'angolino da questo lato qui, quindi l'opacizzazione viene fatta in questi sensi qua e andiamo così ad opacizzare. Vedete, io allo stesso tempo sto togliendo con questi movimenti tutto quello che c'è su quest'unghia. Possiamo proseguire, deve essere rotondo tutto il giro, quindi possiamo proseguire anche da questo lato qua. Possiamo andare a fare il bordo libero da questo lato qui, poi andiamo da destra verso sinistra, da sinistra verso destra e andiamo così a opacizzare tutta l'unghia, ovviamente laterali, laterali, bene il giro cuticolo, quindi non andiamo a fare così,
andiamo a fare sempre piccoli tocchi per proseguire, ok? In modo molto leggero e andiamo così ad opacizzare tutta l'unghia per bene senza rimanere spazi vuoti. Adesso lo andremo a vedere sulla modella.